Sean, hai detto che volevi vedere una squadra che si sporcava la faccia. Io ho visto un Verona che stasera si è sporcato la faccia per riuscire a fare punteggio pieno. Sì, poi dopo sai le parole, noi sappiamo cosa abbiamo bisogno. Oggi la squadra ha dato quello che aveva in un momento delicato e purtroppo la partita si è messa subito male con un episodio che ha condizionato molto la gara e quindi è anche un momento che non è che gira benissimo, però sicuramente l'impegno, la voglia di portare a casa punti c'è stata, non ci siamo riusciti, quindi dobbiamo andare avanti sapendo che in questo momento non è facile, però non è l'ultima partita di campionato, dobbiamo trovare la voglia e la forza per reagire e prenderci i fischi che oggi ci siamo presi, sono arrivati, e tenerli dentro di noi e portarli avanti fino alla prossima partita e farli diventare applausi. Io voglio fare un esempio, si può ripartire dalla gara, no? Quella sudamericana che ti piace tanto di Rodriguez, che insomma è stato applaudito da tutti perché ci ha messo veramente tutto quello che aveva. Ma sicuramente ha fatto un'ottima partita e quindi ha dimostrato una volta in più che possiamo avere un altro giocatore su cui puntare, però penso che oggi tutti hanno cercato di fare il massimo, qualcuno c'era riuscito bene, altri meno, però l'impegno della squadra è stato massimo, quindi dobbiamo alzare la testa, andare avanti in questo momento e non piangerci addosso, perché mancano tante partite, non dobbiamo piangere, dobbiamo reagire. Anche perché insomma adesso arriva un Udinese che ha battuto l'Inter a Milano, un campionato complicatissimo, bisogna solo lavorare, no? Per pensare a fare anche il punto, perché adesso bisogna muovere questa classifica. Sì, è un campionato difficile, un campionato che purtroppo per le ultime partite che abbiamo fatto non avendo portato a casa punti ha compromesso la classifica, mentre all'inizio del campionato eravamo in un'ottima posizione di classifica e non andava bene lo stesso, perché forse siamo partiti con avendo un pochino troppo il ricordo della passata stagione. Adesso dobbiamo pensare a fare punti e andare avanti a testa alta. Quanto ha pesato l'episodio del rigore? Perché mi sembra che comunque i primi 25 minuti del Verona fossero più che positivi. Sì, è pesato perché abbiamo giocato il resto della partita in 10 contro 11 contro una squadra che sta molto bene fisicamente, che è già difficile contrastarla in questo momento in 11 contro 11, quindi giocare in 10 sicuramente ha cambiato un po' la gara, però alla fine è stato un episodio che abbiamo dovuto accettare e quindi trovarci sotto di un gol in 10 ha complicato le cose. Poi abbiamo avuto una reazione che ci ha portato al pareggio, poi dopo abbiamo subito il secondo gol e da lì è stato tutto molto difficile, però ripeto, dobbiamo alzare la testa e andare avanti. Grazie Sean.